Buongiorno a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Oggi un nuovo plan with me e siccome è una settimana che vado a decorare quella dell'inizio dell'estate, la mia settimana sarà decorata a tema appunto estate. Inizio subito con prendere del decotape rosa con le farfalline perché mi sa proprio di estate e quindi appunto lo vado a inserire solamente nella parte inferiore del foglio. Mentre invece nella parte superiore, visto che questo è troppo grande e magari tagliavo la decorazione, ho deciso di usare un decotape con i PUA sempre sul rosa e appunto vado ad inserirlo nella parte superiore del foglio. Visto che anche in questo caso il decotape è molto grande per il refill che utilizzo, vado a tagliarlo e ad utilizzare la parte che rimane nell'altra metà del foglio. Una volta fatto questo, ho stampato, sempre trovandoli su Pinterest, degli sticker proprio adatti per l'estate e quindi vado ad utilizzare questi due, diciamo, memo, non so come chiamarli, e con l'anguria e con l'ananas, che sono appunto, ci stanno bene come colori con la mia settimana, e qui magari poi scriverò qualcosa che mi devo ricordare particolarmente. Ho trovato questo sticker che appunto dice Hello Summer, e quindi lo metto il 21 di giugno e poi continuo ad inserire i vari appuntamenti che avrò in questa settimana. La vedete un po' vuota la settimana perché l'estate, diciamo, ho meno da fare rispetto all'inverno. Ho sempre preso questa lista, che l'ho trovata sempre col set insieme a questi altri sticker, e inizio appunto a compilare l'agenda con i vari avvenimenti della settimana. Per lo più saranno compleanni e ricorrenze che ho appunto in questa settimana. Controllo anche sul telefono i vari giorni che mi ero già segnata precedentemente gli appuntamenti e li organizzo appunto sull'agenda. E per chi ha carto pazza sa che lunedì ci saranno le offerte della Lidl e quindi sono super contenta perché andrò a prendere qualcosa che mi serve. E ho messo un po' sempre la mano davanti perché sono mancina e quindi per scrivere ho avuto un po' di difficoltà con la fotocamera. Però appunto questi sono gli impegni che avrò questa settimana, quindi devo andare alla posta, poi alla Lidl per prendere tutte le cose che mi servono con le offerte. Poi come vedrete anche dopo cancello, ricancello, insomma meno male che ho le penne cancellabili perché mi vengono in mente cose nuove e quindi scrivo una cosa, poi la cancello, poi di nuovo la riscrivo e vabbè. Poi abbiamo il compleanno di un mio amico che sarà mercoledì, è sempre la mano davanti, brava. E anche poi, come vedete appunto, cancello. E come vedete poi è anche l'anniversario di mamma e papà, vanno 29 anni di matrimonio, beati loro che sono arrivati a così tanti anni. E poi mercoledì ci sarà anche la partita, sapete che io sono una grande appassionata di calcio e quindi non possono mancare gli europei, quindi me lo segno così me lo ricordo, che comunque me lo ricordo lo stesso. E ho sempre stampato da degli altri sticker a tema estate e quindi mettiamo un ombrellone e il sole e una fotocamera perché appunto l'estate si fanno parecchie foto, una crema solare, mettiamo anche dei gelatini sparsi perché ci sono sempre, io adoro i gelati, potremmo dire solo gelati, e le ciabattine sotto l'ombrellone, magari chi lo sa, sabato veramente andrò al mare sperando che ci sia bel tempo, visto che comunque il tempo sta facendo i capricci durante il weekend. Poi aggiungiamo qualche altro sticker così dove capita perché mi sembra un po' vuoto e all'ultimo momento mi sono ricordata delle altre cose che devo fare giovedì e quindi le inserisco e basta. Quindi niente, questa è la decorazione della mia agenda. Prima di finire il video voglio salutare la banda Kawaii che mi ha richiesto di salutarla, quindi ti saluto e ti mando un grosso bacio. Spero che il video vi sia piaciuto, mi raccomando lasciate tanti mi piace, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti e noi ci vediamo al prossimo video, ciao!